Petrazzolo per Napoli Magazine. Benvenuto dottor Fassone, la curiosità e la durata di questo rapporto, di questo matrimonio nuovo che c'è stato con il Napoli, se è possibile sapere appunto questo dato, e poi il primo passo di Fassone, perché lei ha detto devo lavorare su diversi fronti, ma il primo pensiero ci sarà, domani quando si alza dal letto dice sono il direttore generale del Napoli, non è poco, che cosa farà? Allora, la durata io spero sia la più lunga possibile, poi con il Presidente abbiamo anche ovviamente degli accordi contrattuali, diciamo che un periodo ideale per poter svolgere le proprie mansioni, dalla qualifica che ho io qui, deve essere un periodo come minimo triennale, io mi auguro poi di poterci rimanere più a lungo. Dal punto di vista del primo passo ce l'ho in mente, ovviamente, mi permetto, e vi prego di credermi, di non dirlo proprio perché non ho ancora avuto modo di fare degli incontri di approfondimento con i ragazzi, con i colleghi che sono qui al tavolo, per cui credo e mi piacerebbe molto che ci possa essere una cosa qualificante per me anche da ricordare come primo passo, come prima cosa concreta che avrò fatto. Siccome mi piace davvero essere concreto e quindi poter parlare di fatti e non di parole, preferisco dedicarmi in questi giorni, compatibilmente con gli impegni di tutti che sono stressanti e che portano i colleghi in giro, in particolare Riccardo, in questo mese di agosto per l'Europa, per il mondo. Preferisco parlare con loro, vedere bene le cose, approfondirle e poi dire quali saranno. Parlerà anche di mercato con Bidon, il Presidente? Lui in questo momento non ha i problemi. Vedi, il mercato è qualcosa che appartiene a Bidon e anche al sottoscritto.